Ciao, sono Elisa Mocci e questa è Emex TV, il tuo luogo sicuro per sopravvivere nella giungla della wedding and event industry e creare il business che sogni. Non possiamo nascondere che questo 2020 è stato un anno particolare per il nostro settore. Diciamo pure la verità, è stato un anno disastroso. Mentre sembrava che finalmente anche gli italiani iniziassero a riconoscere il ruolo del wedding planner come professionista che organizza matrimoni esclusivi e che centinaia di coppie straniere stessero scegliendo l'Italia come meta per il loro destination wedding, insomma, mentre tutto il comparto viveva uno dei momenti più rosei di sempre, ecco che arriva la pandemia e ci scombina le carte in tavola. Ci ha tolto ogni certezza e per la prima volta nella vita anch'io mi sono ritrovata spiazzata. Pensavo sinceramente che una bimba nata da 10 giorni fosse la mia massima difficoltà in questo momento, il massimo sconvolgimento nella mia vita che fino a quel momento era stata senza regole, fatta di valigie, aerei tra l'Italia e un congresso in India, un summit in America, in bilico costante tra clienti ed eventi. E pensavo davvero che la fatica più grande fosse cercare di vivere il mio post-parto in maniera serena e rilassata, insomma, prendere magari un mesetto di assestamento senza sfiancarmi di lavoro. Ecco, quello che per le donne non imprenditrici si chiama congedo di maternità, mediamente retribuito. E cercare di conoscere quella mini nana che mi era piombata nella vita. E invece no. Non potevo immaginare la difficoltà di ritrovarci da un giorno all'altro chiusi fra quattro mura con quella neonata, a vedere la mia vita, la nostra vita di sempre sconvolta due volte e cercare invece di reagire, perché d'improvviso la paura più grande è stata vedere in pochissimi giorni gli sforzi e gli investimenti di una vita da imprenditrice rischiare di andare in fumo. Lockdown, postponement, matrimoni cancellati, altri rimandati, telefoni impazziti, clienti disperati, fornitori sul piede di guerra, caparre, minacce, cassa integrazione, autocertificazione. Il mondo si fermava, perplesso o spaventato, ma cantava dai balconi, riordinava casa, metteva libri in fila per colore e noi della wedding industry, sclerati come non mai, che cercavamo di salvare e tutelare decine di coppie in contemporanea, mentre nessuno si prendeva cura di tutelare il nostro settore. Come non fare impazzire, a non lasciarsi totalmente prendere dallo sconforto. Vedevo le mie colleghe del wedding che organizzavano webinar, interviste e con Tizio e Caio, lanciavano hashtag, bombardavano Instagram, era il momento giusto, insomma, ognuno cercava di salvare il salvabile, mentre io non riuscivo neanche a farmi una doccia. Avevo 4 dipendenti a casa e sentivo che l'unica soluzione era mollare il colpo, basta, chiudere tutto. Prendere atto che la pandemia ci avrebbe dato il colpo di grazia e che non avevo le energie neanche per capire se salvare il salvabile. Ero overwhelmed. Un giorno però mi sono fermata. Ho riflettuto su ciò che sono. E la risposta l'ho sempre saputa. Sono un'imprenditrice e gli imprenditori tirano fuori le palle e giocano duro in questi momenti e rischiano. Nella sfiga, davanti a me avevo un'occasione. Tempo. Per rielaborare, ricostruire, mettere in pausa ciò che non stava funzionando e trovare magari una soluzione per uscire da quel loop. Ho riassunto la mia strategia in 5 punti che oggi voglio condividere con te. 1. Isola i fattori fuori dal tuo controllo. Non possiamo pretendere che ciò che è intorno a noi non impatti sulle nostre vite, perché siamo esseri umani. Siamo influenzati dalle emozioni, dai telegiornali, dai bombardamenti mediatici e da ciò che fanno i nostri competitors, ma solo se ce ne facciamo influenzare. La prima cosa che ho fatto? Spegnere la televisione e mettere in pausa Instagram. 2. Mantieni la tua attenzione sulle cose che tu puoi controllare, la tua attitudine, reagisci immediatamente, l'energia, respira, fai sport, mangia bene. L'organizzazione, riordina, butta le cose inutili, razionalizza.
la formazione. Approfitta del tempo libero per acquisire nuove skills. È la tua salute mentale, importantissimo. Chiedi aiuto. Se sei in the dark zone, chiedi aiuto. L'attitudine, come noi ci comportiamo, come ci poniamo davanti alle avversità, fa il 50% del lavoro. Non troverai mai il coraggio se tu da solo o da sola continui a ripeterti «non ce la faccio, mollo tutto». Reagire è il primo passo, alzare la testa e dire «no, invece ce la posso fare, quali sono gli scenari possibili?» e scriverli. Ok, l'ho fatto anch'io. Scenario numero 1. Mollo tutto, i clienti mi fanno causa, devo ridargli tutti i soldi, vado in bancarotta, mi pignorano la casa e il magazzino, finiamo a vivere a casa dei nonni, sempre che ci ospitino. Torno a lavorare al McDonald's, sempre che esista ancora, e se non fosse che mi fanno paura i pagliacci, l'operazione non era neanche così pessima. Ah, why not? Scenario 2. Sto ferma. Faccio come quelli, e sono stati tanti, che approfittano di quest'anno buio dei matrimoni per prendersi una pausa, una sorta di anno sabbatico. Poca spesa, molta resa, qualche vacanza, qualche lamento sui social, che ci sta sempre. Cerco di raccimolare qualche cliente per il prossimo anno, spero che passi facendo finta che quest'anno non sia mai esistito. Beh, non male. Tanto se la situazione peggiora faccio bancarotta e torniamo al punto 1. Scenario 3, l'idea folle. Alzo il culo, mi ripiglio e penso a come salvare tutto ciò per cui ho lavorato finora. Vuol dire lavorare giorno e notte a questa nuova idea, a come salvare il mio brand, creare la mia legacy in questo settore e magari raccimolare qualche soldo per tenere in piedi la baracca. È rischioso? Sì. Ho le energie per farlo? Non molte. Ricordiamoci della mini nana. Ma devo trovarle queste energie. Il mondo è di chi rischia. Punto 2. Riprenditi i tuoi spazi. Che puoi fare? Quali sono le attività che ti danno più energia? Ritrova il tuo focus. In quel momento per me era cantare, partecipare ad eventi online dove poter ascoltare menti brillanti, e in quel momento sul web era pieno di queste opportunità. Mi sono anche stordita di vecchie avventure grafiche per PC. Ovviamente tra una pappa, una nanna, un po' di gioco. Per te cosa può essere? Lo sport? Mangiare ciò che ti piace? Fallo, ma ritrova prima te stesso. Senza cazzeggiare troppo, però, giusto il tempo di ritrovare l'energia, il coraggio che ti serve per svoltare. E il punto 3, importantissimo, affronta ciò che ti fa paura. Non rimanere in stallo. Tutte le sfide più difficili portano crescita. Non voglio soffermarmi sul concetto già noto del passaggio tra zona di comfort e zona di apprendimento. Voglio solo dirti che in questo momento storico, nella nostra event industry, rimanere in zona di comfort equivale a rimanere fermi, indietro. Il mondo sta cambiando così velocemente e anche le opportunità di business. Trova il coraggio per fare quell'innovazione che sognavi da tempo, investire energie in quel corso di formazione che non avevi il tempo di fare, scoprire nuovi mentori, nuove ispirazioni. E se qualcosa ti fa davvero paura, seguila, perché probabilmente è esattamente quella la sfida che ti serve per crescere e svoltare. 4. Create your legacy. Mia figlia Nora è nata qualche giorno prima del lockdown. Ed è lì che ho iniziato ad avere un'ansia mai avuta, a pensare cosa lascerò di me, del mio business, del mio brand, a lei, al mondo. Se tutto dovesse cambiare davvero, qual è la mia legacy? Avevo già da un paio di anni il desiderio di creare qualcosa di innovativo con l'Academy, di portarlo online, ma non avevo mai tempo né energie, c'era giusto un canovaccio. E quando tutto il mondo ha iniziato a spostarsi sul web ho detto cacchio, era l'idea giusta! Portare la mia expertise, la mia vita da imprenditrice in one place, dare accesso a queste informazioni a chiunque, in qualsiasi momento. Eccola la mia legacy. E quindi notti, settimane, mesi e tutto il team di nuovo a bordo. Niente cassa integrazione, ma al contrario una sfida controcorrente per investire il tutto e per tutto, per far nascere MX Academy. L'airone è il nostro simbolo. Rise up unafraid, risorgere senza paure.
arriviamo al 5. Prendi però le decisioni a bocce ferme. Cosa voglio dire? Credo che le circostanze del Covid e l'incertezza che si è abbattuta sulla nostra wedding industry ci abbia reso tutti un filo overwhelmed. Sfogati, respira, fermati un attimo, allontana le energie negative. Chiediti, ho voglia di ricominciare? No? No problem. Take your time. Ma misuralo questo time, una settimana, un mese? Di nuovo, rifatti la domanda. È ancora un no? Allora ragiona su cosa ti rende davvero infelice, perché magari hai solo bisogno di una nuova sfida che ti faccia scattare la scintilla. Di nuovo la stessa domanda. Hai voglia di ricominciare adesso? Sì? Allora raccontamelo. Seguimi sull'Instagram MX Academy e commenta rispondendo alla domanda della settimana. Da dove stai partendo tu per creare la tua legacy in questo business? Ti è piaciuto questo video? Allora iscriviti al canale YouTube Elisa Mocci MX TV e clicca sulla campanella per ricevere gli aggiornamenti. Ed eccoci alla quote of the day. What's stopping you? Nel sito di MX Academy, alla sezione Inspire, puoi scaricare il printable della quote e usarlo come sfondo del desktop o appenderlo davanti alla tua postazione di lavoro per darti quella carica in più. Troverai anche questo video e tutti gli altri contenuti gratuiti per ispirarti ad essere un airone e volare più in alto nella giungla del wedding e degli eventi. Grazie per aver guardato MX TV. Find a way, create your legacy and rise up unafraid.